Grazie per essere ancora qui con noi dopo 2 giorni. Alcuni volti li riconosco, siete qui da ieri. Sono molto fortunata perché io conosco Pasquale Torrente da molti anni, ma non ho mai avuto la fortuna, l'onore e il piacere di presentarlo. Io mi chiamo Nerina Di Nunzio, insegno a Tor Vergata nel Master di Nutrizione Sostenibile e Comunicazione Biomedica, quindi tutto quello che serve da dire sulla vita, e uno che di vita se ne intende è proprio Pasquale. Quindi vi chiedo un applauso sulla fiducia. Chi è che è stato di voi per alzata di mano a mangiare al convento a Cetara da lui? Una, due, te li sei portati da lì? No. No. Ok, chi è che ha mai mangiato in un Italy nel mondo alla friggitoria? Cuoperia, non ha cominciato, friggitoria sa di un cos'è. Nessuno di voi ha mangiato mai da Italy un fritto? No, sempre quel signore. Quel signore là, anche? E quel signore là sulla sinistra, il mio amico storico, Vittorio Cavaliere, a cui dedichiamo un applauso, sapete perché? Perché Vittorio Cavaliere ha portato la Puglia nel mondo. Applauso. Allora, perché voglio veramente con voi condividere quella che è stata la carriera di Pasquale, che ovviamente è ancora in super corsa? Perché lui ha saputo sempre, nel rispetto totale della tradizione, fare delle innovazioni che sono diventate a loro volta tradizione. Una per tutti è la genovese di tonno, quindi lui ha riprogrammato una ricetta millenaria, l'ha attualizzata, perché ovviamente il tonno pubblicamente considerato un alimento migliore rispetto alla carne, tout court, no? Così, ed è andato incontro ai gusti delle persone, creando un piatto che ormai è memorabile. Questo è avvenuto a Cetara, al convento, ma anche in tutte le occasioni in cui lui ha preso e ha girato il mondo, perché un'altra caratteristica di questo signore è la sua apertura mentale. Voi potete avere due modi di stare al mondo, no? Un modo concentrato su una singola cosa, situazione, approfondire, o una mente aperta che vi dà la possibilità di sperimentare cose inaudite e inattese. Lui non solo ha accettato questo, ma ha anche imparato a viaggiare, ha imparato le lingue, parla inglese perfettamente. Ieri sera abbiamo fatto una chiacchierata con due persone della European Commission che erano qui, in inglese, con un grandissima nonchalance, e questo non vale per tanti altri cuochi. Sono le fidanzate. Tutte le fidanzate straniere che hai avuto. Senti, e poi che cosa hai fatto? Hai anche rovinato la tua famiglia, i tuoi figli, cioè li hai messi a fare lo stesso lavoro. No, non è vero. Gaetano è stato per... Vabbè, Pasquale Torrente, Cetara, al convento, che da quest'anno è Casa Torrente, oltre al convento, perché la nostra idea è un'idea di cucina di casa, sì, è evoluta, come diceva giustamente Nerina, però è accogliervi. La differenza tra un ristorante e chi lo fa da 54, 55 anni, tra poco, è il farsi sentire a casa. Cioè, da noi arriva lo straniero che a fine cena ti abbraccia, perché sta bene, perché si sente coccolato. La mia idea di cucina sono le coccole della nonna riportate a questi anni. Allora, in realtà c'è da dire anche un'altra cosa, che sua mamma, che è un po' la mamma di tutti noi, ha sempre fatto un'attività parallela a quella del ristorante, che era quella di ospitarci a casa sua. Quindi una volta andati al convento, magari a cena, così il giorno dopo si pranzava da lei. O si magari pranza ancora da lei. Si pranza, sì, io dico, perché ormai è un pochino che non vengo. Quindi quest'idea di casa, di accoglienza, di Casa Torrente ci sta tutta. È come se lui si fosse semplicemente riconosciuto in quello che già è, perché è una casa per tutti, non solo per gli stranieri. Lui è riuscito a far cenare e pranzare Anthony Bourdain, sì, che ha mangiato da te, che era tuo amico. Tu sei andato in onda, mi ricordo, con lui in tempi non sospetti, dove altri chef e altri patron cercavano in tutti i modi la visibilità, e Pasquale l'ha ottenuta gratuitamente, perché questo signore che è atterrato da lui, che era un grande gourmet, un grande chef, una grande persona, anche molto tormentata interiormente, come me, insomma, come noi, ha riconosciuto in Pasquale questa sua dote dell'accoglienza, dell'amore, dell'altruismo, dello stare verso gli altri. Pensate che anche la mia azienda, che si chiama Food Confidential, deriva da un libro di Anthony Bourdain, che è
Kitchen Confidential, dove Bourdain svelò i segreti delle cucine di New York, si chiama Avventure in cucina a New York, che erano quei segreti un po' loschi, no? Delle notti lunghe dove gli chef bevevano, mangiavano, facevano anche altre cose. E noi con Pasquale invece abbiamo sempre cercato di raccontare i segreti, quelli buoni, soprattutto dei produttori. Perché una cosa che ho imparato da lui, che è mio fratello, è anche a conoscere i produttori della zona di Cetara e dintorni, che di certo prima di lui non erano tanto conosciuti. Quindi il lavoro che si fa non è mai un lavoro personale, è un lavoro di ambassadorship del territorio. Sì, vabbè, con Anthony mi sono emozionato perché era veramente una grande persona. Comunque, ritorniamo a noi. Sì, ambasciatore di un popolo, la colatura d'alici è... l'ho portata un po' in tutto il mondo. Adesso è diventata più una moda. Siamo riusciti, voi dovete sapere che l'unica DOP al mondo dove ci sono i ristoratori dentro è quella della colatura. Però adesso c'è un problema. Noi italiani siamo bravi a farci male, no? Cioè, ditemi in Sicilia quando mai si è fatta la colatura. Calabria quando mai si è fatta la colatura. Liguria quando mai si è... Cioè, siamo capaci di farci del male. Comunque. Allora, però ti voglio dire che io sono reduce adesso, ho presentato un barman fantastico di Cola Greco, dello chef Cola Greco, che lavora in Costa Azzurra, e questo barman realizza una serie di cocktail umami, quindi questa ultima frontiera del sapore ancestrale. E come la fa? Con la colatura di Pasquale Torrente. Perché? Quindi in Costa Azzurra si bevono il cocktail Calypso, riporta la sua colatura. Noi non diamo, noi facciamo un cocktail che usa anche Maria. Quindi io faccio il Bloody Mary e al posto del sale che si mette di solito intorno ci metto la colatura dentro. Però veniamo a noi, che prepariamo adesso? Ma questo ragazzo chi è? L'hai trovato qui o te lo sei portato? Questo l'ho portato, l'ho trovato per strada, noi siamo un centro di recupero e l'ho recuperato. Un centro di recupero. Allora, recuperiamo ragazzi che sono dediti a questo lavoro, perché poi se prendi la malattia di questo lavoro devi andare a disintossicarti in comunità. Allora, partiamo da questo fatto. La cremina nella cucina di mare, che vuol dire? Quante volte andiamo al ristorante, chiediamo spaghetto, puoi calare. Spaghetto. Cala, esagera, sai, perché io quando faccio le cose faccio mangiare, ragazzi. Allora, quante volte prendiamo spaghetto ai frutti di mare, mettiamo la forchetta dentro e si alzano gli spaghetti. Lo spaghetto, come si dice in napoletano, alle vongole, ai frutti di mare, la colatura deve essere sciuliariello. Quindi sciuliariello, cioè vuol dire deve scivolare. Sciuliariello. Deve scivolare, cioè tu devi, non è la pasta che si deve incorporare alla salsa, è la salsa che deve incorporarsi alla pasta. La cremina, quella cremina, è un difetto. Perché è un difetto? Perché nella pasta la cosa più importante sono le proteine. La pasta che c'ha tanto amido è un difetto, non è una cosa buona. Cioè non possiamo fare con una pasta piena di amido intorno, no? Vedete quelle paste artigianali, cose, e c'ha tanto amido. Quell'amido non va bene, perché lega tutto, ma soprattutto nella cucina di mare. Se io faccio un bacchero con una bischi di gamberi, se nel momento in cui vado a unire le due cose, tolgo un minuto prima e poi lo faccio insaporire, lo mantico con la salsa. Non è che io la mantecazione la faccio in funzione dell'amido. Tra l'altro c'è un esperimento che potete fare a casa, che io ho fatto insieme a Gennarino Esposito, che è questo. E la pensa come me, Gennaro. Esatto, prendere diverse tipologie di pasta che magari voi acquistate sempre, farla bollire, ok, e mantenere un pochino di acqua separata. Dopodiché, quando è cotta con il minutaggio previsto dal pacco, la mettete nell'acqua di nuovo, quell'acqua bollita.
La pasta deve ancora assorbire il liquido, quindi la pasta deve risultare porosa. Se non assorbe altra acqua, vuol dire che non è una buona pasta per un sugo. Ok, quindi diverse tipologie di pasta. Se lo fate con la pasta del discount, una pasta artigianale, un'altra, vedrete e rimarrete di stucco. Poi la cosa importante è cioè la pasta buona, quando finisce di cuocere, in effetti che succede? Non rilascia quell'amido che sembra che l'acqua ci sia la birra dentro. Quando è così vuol dire che la pasta è catastrofica. Cioè sono cose che nessuno dice, a 60 anni quasi, le dico. Dovete sapere che Pasquale è nonno, ha dei bellissimi nipoti, veramente carini, e non si sa perché. Allora, facciamo l'aglio e olio e il peperoncino. Vai. Allora, colatura, prima cosa, niente acqua, niente sale nell'acqua, aglio, olio e peperoncino, poi acqua di cottura. No, ci hai messo anche il prezzemolo. Sì, prezzemolo, neri, madonna mia. C'è un chilo. È un chilo di prezzemolo, non voleva dirlo. Il segreto dello chef. Ma qua segreto dello chef. Adesso hai messo un po' di acqua di cottura dentro. Acqua di cottura e colatura. Questa è quella tradizionale. Colatura d'alici al convento. Casa Torrente. 100 ml, quindi la potete portare anche in aereo, eh? Eh sì, l'abbiamo fatta fino a 100 ml. Vedete? Guarda. Falla vedere, dove vai? Ma dove, Madonna, mi ma lasciate qua ma sta. Camera. Vai benissimo. Ah, vai da loro. Guarda. L'ho fatta la cremina. Come fai tu a sopportarlo? L'ho fatta io. Molto particolare, sì. Cioè non è la pasta che fa la cremina. So io che faccio la cremina. Perché cucino ancora. Vedi? È diventata una cremina. Ma non me la dà la pasta, la cremina. No, voi, viva la gioventù, Madonna mia. You like? La cremina non l'ha fatta la pasta. Manda un attimo quella musica che è bellissima. Guarda, la cremina, l'ho fatta io. Poi vi dico di che cosa sarà. Vai da Vizzari, Pasquale, fallo vedere a Enzo. Cioè, la cremina non l'ha fatta. Direttore, buonasera. Direttore, buonasera. Non fate il piatto al direttore. Invece lui ha detto che voleva fare due piatti, non so perché. Vai. Ecco qua. Senti, Pasquale, ma nella tua cucina il vino è protagonista oppure no? Con questo piatto che si beve? Un rosato. Un rosso. Molto leggero, un po' sì, rosato. Sì, un bere palumbo, qualcosa della Cossiera, perché in Cossiera ormai stiamo facendo delle cose. Marisa buonissime. Como, no? Ma non diciamo le aziende. Vabbè, Cossiera. Una qualsiasi, ho detto. No, per esempio, a me piace molto un altro, Gita Giordano, non un'azienda diciamo nuova. Non diciamolo, non ci diamo l'azienda, ma perché mai ci dà l'azienda? Senti, questo parliamo piatto di territorio. È in carta? Questo piatto è in carta, non riusciamo a toglierlo. La colatura e la genovese sono gli unici due piatti che noi non riusciamo a togliere dal menù, meno male. E che cosa hai preparato poi? Allora, c'è lo spaghetto con la colatura. Poi abbiamo uno spaghetto con cozze affumicate al josper, aglio, olio, peperoncino e grattugiata dei limoni della Costiera Amalfitana. Questo sempre per sottolineare adesso molto seriamente che al convento si ama anche la tecnologia, no? Il josper permette di fare questa cottura low and slow. Vabbè, della ma carne e di altri prodotti. Gaetano, la terza generazione. E lui quindi con Gaetano si è messo a fare addirittura le cozze con le il cozze, josper. Facciamo il sudè di frutti di mare fatto nel josper, facciamo questo piatto qua. Stiamo pensando a un risotto con, diciamo, gli scarti dei gamberi che facciamo, tipo una bisque, però la facciamo nel forno josper. E niente, ci un divertiamo. Un po' come Ecce Barri, no? Che fa le... No, è il cano, noi siamo, Ecce Barri, già, oh no, diretto, è troppo esagerato, siamo una trattoria di paese. Però è bello che tu faccia questa...
lasci ingresso alle tecnologie, è importante, perché la tradizione, no, non si ferma, la tradizione va avanti e migliora. Ma con scusate, le migliori... ma uno che è riuscito a fare, a Genovese tu, quando tutti lo volevano ammazzare, che avevo toccato la Genovese, arrivava qualche critico, non il direttore, anzi, che mi ha sostenuto, devo essere sincero. Pure Bonilli ti sostenne. Bonilli, però c'era qualche critico di paese che diceva ha toccato la Genovese, a Genovese si fa o di lingua, o di capra, o d'agnello, o tu non eri previsto. Mo è diventato un piatto di tradizione, perché sono 32, a casa nostra si fa 32 anni che facciamo la Genovese. Franci, un altro minuto. Sì. Senti, vogliamo dire com'è bello al convento, che hai anche una parte all'esterno che riprende quasi ormai tutta la piazza. Spendo prima... 13.500 euro e solo pubblico, mi piglia la piazza. Non si parla di soldi, che vuoi dire? Più l'immondizia che ti fanno pagare su quello, pensi quanta roba paga. E comunque è magnifico, potete stare sia dentro che fuori, quindi vale veramente la pena passare una mezza giornata a casa. E poi c'è mia mamma di fronte. C'è mamma di fronte, dalla finestra controlla il ristorante anche notte tempo, quindi è perfetto. E allora, Franci, un minuto, vediamo com'è la prova all'assaggio. Sapete, no, come deve essere la pasta, non deve contenere questi puntini bianchi, deve essere giusta, quindi alcuni dicono al chiodo, ma non è no, così. No, al chiodo no. Perché la pasta deve essere veramente ardente, cotta. Non al chiodo, cotta. Perché al chiodo fa male, come fa male cotta. Per la digeribilità. Ardente, cioè, allora, la cucina c'ha dei tempi. Concentrati di che E cosa c'è da vedere a Cetara oltre te? Oltre me? Ci sono tanti bravi ristoratori. No, parlo di monumenti, natura, natura, mare. Natura, i limoneti. Che cosa ne pensi? La torre vicereale. Ah, bella. Quella è... E poi si può prendere una barca in affitto e fare una bella e passeggiata. E fare la corsiera, guardare la corsiera. Da un Ma altro punto di vista. C'è il sentiero degli dèi, che è fantastico. Che tu vai a piedi, no? No, io no. Aspetta, Francesco, non ti far prendere dall'ansia, i signori stanno fino ai 6 con noi. Ma chi lo mangia? Dove si mangia? Non va via nessuno. Io ho lasciato i tortellini di Jessica per la tua pasta, quindi... A me li ha portati qua. Ecco. Vedi quando uno è conosciuto? Qual è il tuo piatto favorito? Non che prepari, ma che mangi più volentieri. Gli spaghetti con le canocchie, le cicale di mare. È l'unico piatto che mangio pure freddo. Sono molto delicate, vero? Vanno prese freschissime, lì per lì, cucinate. Mezzo litro di colatura, ragazzi. Ma poi c'è il rosé, Cioè, ma non mi presentare. Ma lo sai che tutti avevano chiesto a tutti, nessuno ha accettato di presentarti, non so perché. Per non fare brutta figura. Senti, invece la città straniera dove ti sei trovato meglio? Io sono presidente onorario di tutti gli chef italiani di New York. Quindi New York? È la città. Giuseppe, chi eravate? No, vabbè, io ci vado ogni anno al Fancy Food. Posso? Te la mangia tutta? Madonna mia. Guarda che il direttore ha fame. Vai, vai. Hai presentato, ma per piacere, scherzi una prima. Un applauso a Pasquale Torrente al convento di Cetara. Allora, questo è il pezzo che mi piace per accompagnare mentre mangiate. No, veramente l'ha scelta lui la canzone. Vai, ma la puoi mettere? Aspetta.
Francesca, metti un po' di su casa. Allora, Francia, inizia a farla mangiare, eh? Sì, no, ti porto io, non riuscivo a staccare questo. Allora, il tuo direttore, un attimo. Vai. Porta il direttore. Servo, porto a tavola. Tutti mi dicono che non serve, invece io servo. Vai. Franci, vai, che i primi 50 anni è dura, poi. Però per peggio. Per peggio, giù. Vai, tu vai là, porta i piatti. Vai. Come non piatti, mettimi un po' di sugo e caldino. Qua. Dammi. Porca. Vai. Dammi un altro. Vittorio, te devo servirti io perché io servo. Sei gentilissimo. Vabbè. Com'è? Qua, è buonissimo. Ah, ma se non è buono, dici da me, lei. Cioè. È la prima volta, e c'è sempre una prima volta. Ma perché non l'ho fatta? Ah, la feci la pasta col totano. Allora, prossimo piatto. Queste cozze sono state affumicate in un forno a carbone. Sì, Josper. Brava tesoro, mangia la colatura, avrai un futuro. Omega 3, sale. Queste vengono... Adesso noi l'abbiamo praticamente solo con l'acqua, è giusto un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Senti l'odore. Va bene, Vittorio? Posso fare meglio? La puoi calare. Ah, posso calare? Ma sono tre piatti, Vittorio, non tenimmi una stazza, dobbiamo... Wow, gli occhi d'oro.
E mo lo mangiate con calma, ragazzi, con calma, senza stress. Scuola alberghiera, prendete i piatti, portateli a tavola. No, senti l'odore. Ma te lo calo. Francesca, ce l'hai fatta? Vai. Allora. Eh? Francesca, secondo me possiamo fare pure due padelle. Eh? Sì, 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 dopo. Vai. Allora, le cozze le abbiamo cotte al josper, aglio, un filo d'olio e tanta acqua. Poi le abbiamo sgusciate. Adesso che facciamo? Aglio, olio e peperoncino. Vai, Francesco. No, io quero lo spaghetti, prendi. No, lo spaghetti, va. Sì. Che ti sei? Allora, qua ci abbiamo l'acqua che era rimasta. Ce la siamo messi da parte, l'acqua che è rimasta nei pentolini e quindi andiamo a mantecare con quest'acqua. Avete domande? Domande da studio? Collegamento? Niente? Beh. Eh? No, vabbè, se vedete l'acqua che prima Francesco ha tolto dal bollitore, non c'è quell'effetto birra, io lo chiamo effetto birra, perché l'amido, in effetti, come dicevo prima, è un grande difetto. Cioè la pasta deve essere pasta, non è che diventa collo. Cioè poi soprattutto nella cucina di mare, per me è allucinante. Poi, vabbè, mo c'è la moda del pacchero, no? Ma il pacchero da che mondo a mondo si è usato per il ragù di carne. Adesso però stanno togliendo tutto quell'amido iniziale, perché all'inizio era, sì, era artigianale, però quell'amido poi alla fine ti dà fastidio. Noi abbiamo un pastificio che amiamo, io e il direttore, però quella pasta là va bene col pomodoro, no Enzo? Eh? Se fai un piatto di mare non va bene più, assolutamente. La stessa cosa è sia lo spaghettone che... invece per la candela lo zito spezzato, per la genovese di tonno va benissimo, perché quella ha una, cioè è la salsa che già si accompagna bene, è la salsa che sa più di carne che di pesce. Cioè io non posso fare lo spaghetto con i frutti di mare che poi si incolla tutto, assolutamente no. Ecco qua, adesso Francesco che sta facendo? Ha tolto l'aglio, olio e peperoncino e ci mette tutta l'acqua di cottura delle cozze affumicate. Abbassa un po' perché c'è 6 minuti secondo me adesso. Non mi abbrevi.
Pardon. Poi un'altra cosa bella è questa. Limone della costiera. Questo è il limone di cane. È un'altra storia. È lo sfusato amalfitano. Questo è. Fai così. Questo alla fine lo grattugiamo sulla pasta per dare un po' di freschezza. Dolce, amaro, piccante, acido, come me. Questa volta sì, l'acqua la salo. Là, siccome la colatura ha un... No, se senti... ma lei è millimetrica. Tu hai visto, aggiungo acqua, aggiungo olio, aggiungo... Lo scherzo più grande della mia vita me l'ha fatto Massimo Bottura. Perché mi ha detto, vieni un attimo a Rimini, facciamo due spaghetti, mi serve una mano, vieni, abbiamo questo progetto, vieni in Italia con me. Era l'evento Ducati, 1000 coperti. A fine serata ho bevuto 10 gin tonic e 5 litri d'acqua. Senti, poi una cosa, vabbè, ci sono minorenni, quindi non si può dire. No, la sali la pasta, poi la sali, poi l'altra cosa, 10, 100, 1000, un litro d'acqua, 100 grammi di pasta, 10 grammi di sale. Si è persa questa cosa, è così semplice, 10, 100, 1000, a volte... Si butta 2 chili di pasta e c'è 1 litro d'acqua. Non bolle mai, non va mai. Cioè, sono delle cose semplicissime, ci hanno insegnato le nonne. Comunque, Francesco, a che punto stai? 4-5 minuti e Francesco è pronto. Bravo. Ma li alziamo col... Scusate, non abbiamo il bollitore, è solo per scena, siamo nel mondo delle immagini, quindi immaginiamo di avere il bollitore, però siamo, ci siamo attrezzati, grazie, e facciamo tutto al momento. No, perché sennò dopo vai male, mettili qua, io ti do una mano dopo. Allora, che minuto sta? 3 minuti. 3 minuti. Fra un minuto, dai. No, 2 minuti. 2 minuti e mezzo. Fra un minuto l'alzi e la facciamo. Poi, che ne pensate della pasta risottata? Diretto, rispondi. Sì, certe paste, certe. Lo spaghetto lo possiamo risottare e va alla grande, però deve avere una proporzione di brodo e di acqua dove tu riesci. Sì, però lo devi aiutare man mano avendo l'acqua bollente. E l'altro vogliono risottare, fanno la pasta arrostita. No, è lo stesso discorso che facevamo della pasta ardente e la pasta, cioè, la pasta è ardente, cioè la pasta al chiodo vuol dire che hai un chiodo nello stomaco. Comunque, Fra, vai. Bella.
Francesco fa parte di quella razza estinta che è in via di estinzione. C'è un ragazzo d'oro che ama il suo lavoro. Pensate, Mossa, adesso sta con me perché il fratello che stiamo cercando di recuperare, che sta alla partita dei primi, però lui sta con Norbert. Quindi pensate, uno della costiera che arriva in Trentino, la sera va a dormire, sta diventando proprio un applauso ma alla grande a Francesca. Grazie. Ecco qua. Vai. Ah, io sono da Mestolo, assaggio quello, cioè sono un cuoco da Mestolo, non da pinzette. Quindi ce l'hai pure qua, quando vuoi mettere un po' di brodo lo metti, tanto ce l'ho caldo. Vai. Vai Francesco, vai, gira, gira. C'è il sugo. Lascia un po'.
Oggi fatto, ci sarà. Perfetto. Un salato un altro po'. Vai. Dammi un piatto. Metti delle cozze. Vai, Francesco, ci sta pasta, va. Sei tranquillo. Sei tranquillo, sereno. Vado sempre dal mio papà putativo. Scusatemi, ma è così. Ma parecchi se si sono dimenticati, però Enzo Vizzari. Prima era capace che si alzavano tutti per andare là. Io ho sempre grande rispetto. Una volta sarebbe stata una paraculata, ma invece è un gesto d'affetto. At this point, another song, Rhythm and Blues and Blues Begin. For you, for me, for them. Pasquale Torrente? Aqualung. 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 Lungo. Aqualung. Ok, ecco. Com'è? E ditemi qualcosa, nutifette, una cosa buona, parlate, condividiamo, non state là, non siamo a scuola dove c'è il maestro. Discreto, lo so, il giorno che direi che va bene, è finita, inizio a preoccuparmi, vuol dire. No, Enzo, che ne pensi? Cioè, tecnicamente. Dimmi. Ci si aspetterebbe, infatti io volevo. Ma le persistenti. Di affumicato. L'energia doveva darle il peperoncino. Perché là ci vuole una spinta. Perché l'abbiamo mandato, purtroppo l'ho mandato nel nord Italia, là io non lo usano peperoncino. Cioè, ma gli dà giacino, Francesco. No, sono d'accordo con. Ci vuole quella spinta del sud. Cioè, ci vuole la spinta. Cioè, Francesco, ma tu lo sai benissimo, Enzo. Cioè, a 20 anni non rischi. È a una certa età che tu spingi col peperoncino, spingi con l'aglio. Qualche spaghetto aglio e olio l'abbiamo mangiato con l'aglio bruciato. È da un ragazzo di 30 anni, cioè Gaetano c'ha 30 anni, lui c'ha 30 anni, cioè io avrei bruciato l'aglio, avrei messo il peperoncino da farvi venire sete. Pomodorino no, l'acidità ce l'ho col limone, perché il pomodoro in effetti dà acidità e quindi io se ci metto pure il pomodoro là c'ho due acidità, invece col limone c'ho profumo e acidità. E poi porto la mia terra. C'è il peperoncino.
C'è il peperoncino che qua Francesco è stato, diciamo, molto morigerato. No, ma mica stiamo dicendo che era cattivo, stiamo dicendo che... Allora, Francesco, peperoncino. Adesso facciamo una cosa bellissima, perché mo si parla di scarti, ognuno c'ha l'orto, ognuno va a raccogliere il limone, va a fuo pescatore. Io non faccio niente di tutto questo. Vado, dico, portami 5 kg di pesce, portami questo, portami quell'altro. L'unica cosa che faccio, che vengo da una cultura, diciamo, tra contadini e pescatori, perché voi dovete sapere che i pescatori di Alici fondamentalmente erano contadini, che la notte andavano a mare e la mattina stavano là. Comunque, sull'idea, riportando ai pescatori, facciamo un passo indietro, poi vi dico quello che pensavo di... quando Gaetano abbiamo condiviso questo fatto del che chiudiamo il Josper e mettiamo le cozze dentro, dovete sapere che i pescatori che facevano l'alici alla piattella, cioè loro appena pescate, per mangiare, siccome avevano fame, all'epoca facevano 2 o 3 calate, prendevano i piatti, li mettevano sul mettevano le alici dentro, olio, aglio, prezzemolo, peperoncino e limone, un altro piatto sopra, e cuocevano sul motore, quindi ci stava il risparmio energetico già all'epoca, perché poi è tutto circolare, tutto torna, cioè è inutile, diciamo, le cose. La stessa cosa è, noi abbiamo fatto oggi un bacchero con i gamberi fiuti, perché abbiamo fatto una bischia e gamberi, poi comunque li abbiamo portati, perché è un congresso, 2 gamberi dentro, dice, su miserabile è venuto senza gamberi. Perché a volte l'Agenzia delle Entrate non si rende conto che noi, loro pesano il pesce, fanno la valutazione dei tovaglioli, non lo sanno che con gli scarti si fanno dei soldi, no, con i gamberi rossi o con gli scampi. Eh no, questa è una causa che ho con loro. Ma va bene così. Come disse una volta Monsieur Ducasse, noi abbiamo la Legion d'Onore, voi avete l'Agenzia delle Entrate. Comunque. Bisque di gamberi, quindi hai calato? No. No, caliamo? Paccheri, allora, 2 padelle. E la bici. Va. Francesco. Fallo bruciare un po'. Pure qua abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo sgusciato i gamberi da crudo, poi abbiamo preso aglio, olio e abbiamo infornato un po' i carapaci dei gamberetti, abbiamo fatto una bisque e adesso appena è cotto il pacchero lo passiamo nella bisque. Però facciamo sempre questa cosa perché il soffritto non lo facciamo nella bisque, la bisque la facciamo proprio... al naturale, dopo che abbiamo un po' fatto al forno i carapaci, ghiaccio, si scioglie il ghiaccio e quindi abbiamo tutto l'umami del gambero, quindi è molto, c'è una grande concentrazione. Gambero bianco. Eppure qua è una cosa che non è che ci costa, con un food cost basso riusciamo a tenere dei prezzi contenuti, che al convento si mangia con prezzi non esagerati.
vedete? Devi, tanto ce l'abbiamo. Vai. Di solito a volte questa pasta ha il pacchetto, lo prendono e ti danno quei pacchetti che hanno tutto l'ame d'intorno, perché è artigianale, perché questo e questo. No, questo è Felicetti, Dolomiti, ma la pasta buona si fa ormai dappertutto, anche perché... Allora, la pasta... prendila, te la regalo. Grazie. Allora, la pasta nasce in Cina, poi fa un viaggio e dovete sapere che Gragnano viene dopo, perché la pasta nasce a Minori, in Costiera Amalfitana. Poi che succede? Che c'è un'alluvione in costiera e parecchie persone, i passai cercano un posto dove spostarsi e trovano che a Gragnano ci sono i venti, perché la pasta una volta si essiccava nei canaloni dove c'era vento. Da là vanno a Gragnano e là lascia il mito di Gragnano, dove praticamente ci sono i più grandi passai. Ma altri passai importanti erano a Torre Annunziata. No, non fa niente. Con calma, no, Sapete che non è successo niente. Altri passai importanti erano a Torre Annunziata. Poi Torre Annunziata ha avuto delle vicissitudini, perché noi siamo bravi a farci del male. È rimasto solo Gragnano, dove fanno dell'ottima pasta, però ottima pasta si fa, secondo me si fa in tutta Italia, smettiamola con l'Italia dei comuni, cioè grande pasta è quella, che ne so, di altre aziende campane, come nelle Dolomiti, come in Puglia si fa della pasta buonissima, cioè noi dobbiamo creare delle cose, io è normale che faccio territorio, quindi... uso la pasta, però non è detto che io, per esempio, con la colatura possa usare la pasta Felicetti, un'altra pasta, cioè l'apertura mentale che diceva prima Nerina è questa, cioè riuscire a capire che poi la tecnologia ti aiuta, che non è che devi stare sempre là, perché la tradizione va bene, però l'evoluzione, cioè la tradizione deve essere un punto di partenza, che la pasta con i gamberi, mia mamma faceva aglio, olio, prezzemolo e pomodorini. Io faccio a bisco perché è più comodo, a evento come fai? Sguscia il gambero, fai la cosa, invece così ti riesce tutto più facile. Secondo me ci vuole un po' di sale nella bisca. E questo, quindi... da Minori si spostano a Gragnano e ormai Gragnano è diventato il centro del mondo della pasta, diciamo. Sì, ma puriamo dopo, ragazzi. Io faccio ormai, con la carenza di personale, faccio pure questo al ristorante. È vero, non sto scherzando, Francesco lo sa. A che punto siamo? 5 minuti e siamo pronti. Qualche domanda io rispondo. Dimmi. Vedo che anche le grandi catene di distribuzione, anche diciamo i discount, hanno questa pasta di Gragnano come degli scaffali. Sì. È la pasta di Gragnano o no? Sì. Sì. No. Allora ci sta una cosa, ma ti spiego come funziona, perché io ho fatto pure Italy, quindi so benissimo come funziona quel mondo. Allora, tu paghi per entrare. Allora, chi si vuol far conoscere alla fine paga per avere lo scaffale. Tu pensa, i fuoribanco, tu vedi, passi col carrello e trovi delle cose fuoribanco. E al 90% la bambina o la signora prende una cosa fuoribanco. Quei fuoribanco là costano l'ira di Dio, soprattutto a Natale, a Pasqua. Sì, è pasta di Gragnano, ma la pasta può essere di Gragnano come può essere, ho detto, delle Dolomiti. Cioè poi è al consumatore finale che... E poi ogni pasta, ogni tipologia di pasta ha il suo perché rispetto a un sugo. Cioè il pacchero 40 anni fa veniva usato solo per il ragù,
nella cucina di pesce è arrivato dopo. Cioè, la pasta di Gragnano, poi dobbiamo capire, la pasta di Gragnano o le paste delle Dolomiti o la pasta pugliese, che proteine ha? Perché l'apporto che ci dà la pasta è un apporto anche proteico. Cioè, non è che... E infatti, però, non è che possiamo dire... Poi il farso esiste, cioè può esistere da tutte le parti, però oggi con i controlli che ci sono sarebbe assurdo. Cioè, ma pure un'azienda poi si scredita nel momento in cui va là. Il discount, può essere, noi abbiamo il direttore commerciale che ci può spiegare, il discount può essere pure che è un investimento del pastaio a andare là per fare coccodè. Perché se tu fai la pasta e non fai come la gallina, che fai l'uovo e poi lo comunichi, sono delle scelte commerciali. Poi posso stare nel posto d'élite, che anche perché mo la grande distribuzione si è attrezzata per prendere il prodotto di nicchia, per prendere le cose. Però, sai, è come il discorso che facevo prima della colatura. C'è la colatura e poi c'è l'inculatura. È una realtà fatta. Cioè, no, scusatemi il francesismo, perché noi abbiamo gemellaggio con Sette, quindi... È come le alici del Cantabrico che sono marocchine, è come l'alice, è come il prosciutto che viene prodotto in Bulgaria e poi mettono che è passato per l'Italia, è prosciutto italiano. Ma noi siamo bravi nel fare le leggi e poi nel deviare queste leggi. E... Il napoletano si dice, l'italiano si fa sic ma non muore. Cioè, siamo così. Francesco, un minuto e andiamo. Dobbiamo fare una bella cosa. Vai. Cosa? Assaggiamo? Chiodo? No? Cotta? Mi raccomando. Francesco, ma può mangiare? Non ti dice niente. Ero abituato. Ero abituato. E lui va spesso in televisione. No, però... Com'è? Abituato a non mangiare in pubblico. Diciamo. E mangia in pubblico. Che punto sei? Minuto? Minuto e siamo pronti. Domanda, dimmi. Eh? Prima ho visto che vi siete girato per mettere qualcosa nella pentola. Prima, quando mi sono girato e mi sono calato, mi sono accorto che era poco sapido il sugo. Ma l'ho sentito dal naso, non dalla bocca. E infatti mi sono girato e ho buttato del sale dentro. Sì. Eh sì, perché mi sono reso conto che giustamente i ragazzi, sempre partendo dal fatto che sono giovani, non rischiano. Allora, tu aggiungere sale puoi, togliere no. Allora, che hanno fatto? No, io riesco, cioè, se questo è sapido, dopo ci facciamo lasciare due paccheri, ti faccio vedere la differenza. Mettiamo del sale, spruzzata di limone e togliamo il sale. Purtroppo... Qualche piatto l'ho fatto in vita mia e quindi... Ecco qua. Vai, Francesco. All'ultimo mettiamo i gamberi. Eh? Sì, ma assaggiato. Se vedi di spezzare. Ma non può andare in piatto, sì, se vuole. Le forchette, mi dai una forchetta, per cortesia?
Sì, sì. Sì, sì. Ma... detto d'olio? Olio e limone. Ma qua quattro, dove vai? Vedi quanta gente ci sta, là c'era di pacca. Metti sul gamberetto. Poi fa pure un ripasso alla fine, Francesco. È come quelle bottiglie di Asti Cinzano a fine comunione che si davano una volta, una bottiglia faceva tutto il matrimonio, la comunione. È cotto, prima lo ha. Pure io ho mangiato. Siamo reduci dal pranzo di cosa, quindi dico non mi dire che stai mangiando. No, no, ma questa la devo assaggiare. Non c'è, mettimi due gamberi qua, un altro piede, un altro. Mi faccio il pieno. Ma guarda me. Metti un piatto, quell'altro piatto. Ecco qua. Forchette. Darling.
scusa, ma sono incazzato nero. Eh? Mi hanno detto che erano alle 4 e mezza. Sono incazzato nero. Vabbè, dai. No, ma... Ah, Vittorio, l'hai avuto? Splendido. Splendido. Grazie. Con questo vino bianco. Cosa abbinato? Savignon. Savignon Terlano? È Terlano questo? Non lo so. Non lo so. Io faccio pure questo, signora. Dopo spazzerò la sala. Scusa. Niente. No. My friend. Devi dire qualcosa di nuovo. Cedro là, quando ero diversamente giovane. C'è quello che il magazziniere, Giuseppe, nell'angolo in fondo. C'è Giuseppe e poi c'è il magazziniere che... Queste sono le cozze affumicate, va. Vabbè. Buonasera. Buonasera a te. Io sono Federica. Io sono Pasquale. Piacere. Un microfono. Microfono per la signora. Vabbè. Io ero pronta a parlare a gran voce. Dopo le no. Allora, questo è l'ultimo teatro Cook. Sono felicissima che ci sia Pasquale Torrente a chiuderlo con noi. Grazie di essere venuto, anche perché è una toccata e fuga velocissima. Spero che sia stata un'esperienza appagante e interessante, e a nome di Food Expo grazie mille di essere stato con noi. Grazie, grazie a te. Grazie. Facciamo questa cosa. Sì? Grazie. Yes. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Vi aspettiamo a Cedara, al convento. Casa Torrente, e c'è, vabbè, penso che vi siate divertiti, io mi sono divertito. Poi, e voi? Sì. Grazie a voi. Questa è per me. Grazie.